Siamo nei quartieri spagnoli, hanno realizzato le sagome dei giocatori del Napoli per festeggiare la capolista. Napoli si tinge di azzurro in vista dello scudetto che arriva dopo 33 anni da quello conquistato da Maradona nel 1990. In ogni quartiere fervono i preparativi per festeggiare la squadra di Spalletti che potrebbe vincere il titolo aritmeticamente giocando in casa il prossimo 29 aprile nel derby contro la Salernitana. Ad ogni angolo di strada tifosi di tutte le età acquistano magliette gadget della squadra che fa sognare un'intera comunità. Sta vedendo già quello che sta accadendo. E quindi una città già in festa. In festa. Sì, ma... Quasi quasi anche la Coppa dei Campioni, quasi. Una città che esploderà. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Dopo tanti anni... Vedremo quando succederà. Dopo tanti anni ci voleva proprio. Tanto la matematica ci ha portato via, no? Sì. In questi giorni il centro storico brulica di turisti. Intanto gli abitanti del posto stanno addobbando i balconi con striscioni e bandiere. Ai quartieri spagnoli, tifo e folklore trova il suo apice nel Largo Diego Armando Maradona, invaso dai tanti turisti che arrivano lì per fotografare il murales del Pibe de Oro e il memoriale a lui dedicato, in cui si continuano a depositare fiori, candele, sciarpe e doni per il campione argentino, simbolo ancora oggi di un sogno. A pochi passi dal luogo dedicato interamente a Maradona, la febbre scudetto prende forma sulle scale di Vico Colonna Cariati con l'installazione delle sagome ad altezza naturale degli 11 calciatori posizionati in formazione con al fianco il tecnico Spalletti e il presidente De Laurentiis. Si moltiplicano in questi giorni le iniziative per la grande festa ipotizzata in piazza Plebiscito il prossimo 4 giugno, con una stima di circa 3 milioni di tifosi e la messa a punto di un grande piano sicurezza da parte delle istituzioni, anche se i napoletani sono pronti a festeggiare molto prima, senza escludere gli amici a quattro zampe. Diego, girati. Amore, amore, amore.